Restiamo indietro. Ah, la cosa, Nadia. Cazzo. Ci abbiamo della roba ovunque perché stiamo facendo un trasloco. Oh, raga, si entra. Come clandestini, li vedremo. La luce della fine del tunnel. Buon, con i chili c'eravamo dentro. Quindi niente, aspettiamo. Sì, adesso sta parcheggia fuori. E non riusciamo a capire perché anche in questa fase vogliono rismontare tutto. Ma sto vedendo da te. Ah, qual è il problema? C'ho 15 cm in meno. Andiamo a rimontare il camper. Che stai facendo, Dre? Sto facendo con la mamma. Stai aiutando la mamma? Ci puliamo tutto il camper e facciamo le foto della vendita e rimettiamo dentro tutte le cose. Ma stiamo iniziando a mettere via, quindi ora ho lavato tutta la doccina, possiamo mettere dentro lì il tutto. Tanto Nicola prepara l'acqua nuova e via, adelante. Guardate la furgo com'è ridotta. Buon pausa, gin tonic. Benvenuto Mario, ci rilassiamo un attimo perché siamo veramente nel tetano, quindi ci vuole della calma, ci vuole calma e sangue freddo, come direbbe J-Ax. No, non l'ha detto J-Ax, vero? Chi è che l'ha detto? Ci vuole calma e sangue freddo. Chi è che cantava questo, Mario? Quello che fa, ci vuole calma e sangue freddo. Lo saprete voi, insomma. Scrivetelo nei commenti, no, scherzo. Cioè, guardate in che casino sto facendo i gin tonic. Cioè, veramente disastroso. Finisco? No. Uno Nick. E la Jenny e Mario. No, io non sto facendo niente, Margot, Mario? Ah, tirata, guarda. No, questa. Sì, questa no. E la Jenny. Fino alle TV, passata, favorevole. Favorevole. Meno male. Vedrai che si arrampica qua. Si arrampica sulle finestre. Mi piace. Buono. Perché non rimane aperto sto stronzo? Mettiamolo qua. Mario! E Mario è uno di noi. No, ho detto, poteva farlo prima di bere il gin. Uno di noi e Mario uno di noi. Devo aiutare, vero? Aspetta. Dentro le dita. Cazzo, mi fai andare sulle pietre qua. Dentro la finestra, fermo. Dica Mario. Ma dirigo io i lavori, dai! Ma dentro la finestra dirigo io i lavori! Dio buono, c'è quel cazzo di coso! Fermi! Vai! Ma si spaga la finestra e fa niente, spaga il piccolo e... Anche la finestra non è... Lascia amore, devi la finestra te. La compri, il piccolo... Se no, io non la faccio più, eh! Vai dentro! Mi chiudi la staffa lì, Mario? Tutte e due dentro? Sì. Ma sei fuori dalla finestra? No, aspetta, come abbiamo fatto prima? Subito! Devi andare... No, devi far così. Nino!
cosa. Oh, figa! Molla. Io ce l'ho. Io anche. Dio zero. Allora. In inglese? Oh yes. What is the name of crema? Cancella. Il coccodrillo come fa? Ecco alcuni dettagli. No, non ce lo dice. Ah sì, quello. Il verso del coccodrillo. Non ho ancora il suono per questa richiesta. Che cosa? Mi dica che mi serve la mano. Devi mettere quello lì sopra lì. Sì, però devi prima o dopo il gin dovevi fare. Vedi che ancora si muove? Sì, sì, sì. Devi tirarlo giù tutto che fa clack. E devi rimango qua sotto schiacciato. Vai, vai. Fidati. Sotto schiacciato. Vai, vai. Ok, il click l'ha fatto. Sì, mettilo solo dentro la sede. Mettilo dentro, zitto. Le uova. Dentro. Le uova. Fermi. E sono anche tante. Sì. No, aspetta. Dre, stai lontano. Sei andato lì, no? Non sei andato. No, è dentro. Adesso è dentro. Ok. Oh. Adesso? Adesso dov'è che sapete che c'era qua? Porca miseria, dove l'abbiamo messo? Ah, puoi mollare lì, ma non vado mica più via, sai? Sei mai sicuri? Sì. Qua. Se qualcuno vuole mangiare va via e non sa che sta mangiando. Vai. Ma chi c'è la cosa lì, la tendina? Il vesto come fa? Dopo glielo chiedi ancora, eh? Dopo glielo chiediamo. Dopo chiediamo anche a Siri, che secondo me quello dell'Android non è mica tanto bravo a cercare le cose. Ma se i versi del coccodrillo che verso fa? Non fa versi il coccodrillo. Allora, sulla furgo rimane questa roba da mettere su. Salendo sul camper, vediamo. Ci vediamo Mario sulla destra. Siamo. Guardiamo George. Sì, George. Io vado, però ho messo lo scotch. E qua siamo, l'ho visto prima lo scotch. Io. Abbiamo perso tutto qua in camper. Il gin non aiuta poi, eh. Il gin non aiuta neanche un po'. Mi ha dormito qua. E Mario va a letto. Ragazzi, ci vediamo domani. Buona serata. Bene, sembra che siamo già a buon punto. A parte le portiere, vedete che mancano. Mario intanto sta mangiando con Dredd. Manca il letto. Qua ho le lenzuola pulite. Siamo un po' stanchi, abbiamo fatto buio. È da stamattina che siamo dietro sta cosa. Però dai, nel frattempo abbiamo approfittato per dare una bella disinfettata a tutto. Quindi aspetto positivo, dai. Ce ne sono qua dentro. Ma quelli non vanno sotto? Sì, sono molto sotto. Io non li mangio più. Sono i tuoi. Io ti strizzo. Quante ce ne sono? Se li metti un po' dentro già. Ok. Flex è andato. Ma questo è quello vero in capo. Ah, adesso è andato a bocca. Non sono amici, quindi non sono amici. Quando ti metti il costume devi fare le sue stesse mosse, devi fare. Ci siamo svegliati presto stamattina. Cioè presto. Sulle 8. Però di solito noi ci svegliamo tra le 8:30. La mia collana di 30.
tra le 8:30 e un quarto alle 9. E stamattina sono quasi le 8. E c'è ancora un po' di calima, come avete visto, ma poca. Tre dorme ancora. Amargo a letto con Nicola. Adesso mi bevo la mia acqua, mattutina tiepida, e poi può partire la giornata. Guardate qua la motta di piatti, che siamo senza acqua. Ieri, avendo fatto le ITV, per essere completamente vuoti, non abbiamo l'acqua ovviamente. E ci siamo dimenticati di farla prima di tornare qua alla campada. Quindi niente, adesso prendiamo il camper e andiamo a farci l'acqua anche. Perché non riusciamo neanche a fare i piatti. Ci stiamo arrangiando con un bozzone di acqua. Da veri accampati. Ecco qua che è appena arrivato Nanna. Buongiorno. Ma l'hai detto ai nostri amici cosa hai fatto lì, che non mi ricordo. Di cosa hai fatto con quelle graffie lì? Ho giocato con i bicui. I bicui? Sono caduto in bicui. Ma buongiorno, amore della mamma. Quanto ti piacciono te le coccoline mattutine, eh? Questo pasticcino la mattina parte dal suo lettino, ti 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 ti, vero? E arrivi fino sopra qua da noi. E visto che ho messo il cuscino come il tuo, io, di Nemo. Qua è quella che è la federa della nonna Giorgia, questa. Anche la mia. Sì. Io e Dredino ci siamo presi le tue. Dimmi. Però, cioè, quella del lupo e i porcellini. Quella del lupo e i porcellini è sempre anche lei lì dentro. Io volevo quella. Ah, ok. Allora stasera ti metto quella, ok? Va bene. Questa è una manna di Nemo. Sì, questa è una manna di Nemo. Sì, che poi cosa c'entra il gatto? Il re. Poi invece abbiamo altra. L'altra che è venuta su un po' tardi. Anche la Margottina solo quando c'è luce può venire su, vero Margottina? Se no dorme a letto con Dredd. Adesso prende le coccole dal papà. E adesso anche del Dredino. Guarda, adesso andiamo subito a fare l'acqua. Si è già tardi. Tu mi vieni in poca che è? E oggi è una giornata brutta. Ballorda. È ballorda. Nessuno, vai, così abbiamo anche il camper. Non piace di limpio, vabbè. Pensate a questi qua, poveretti, che hanno il bar e mangiano di fianco dove si svuotano gli escrementi dei camper. Anche quelli dell'officina non è che sono messi tanto meglio. La fognatura che si collega con lo scarico.
Ti ricordi? Sì, che tipo una volta è venuto lì, c'ho tutta la merda dentro al, al bar. Se non svuotano la fossa, mica colpa nostra. Esatto. Dradino si sta preparando per l'entrata in bagno con tutti questi bozzoni da riempire d'acqua. E speriamo che non ci danno la multa. No, figurati, si può. Andiamo, dai. Dai, dammi un altro. Non ci riesco. Stop! E siamo ancora qua al Mercadona. Cosa siamo venuti a prendere, scusa? Venuti acqua, la frutta. Sì, che siamo senza acqua, senza frutta, ovviamente, che la frutta e la verdura va sempre presa fresca. Quindi siamo venuti ad aggiornarci su quelle cose principali che bisogna per forza. Ah, va giù, niente. Guarda, così mamma. Bravo, sei stato intelligente. Bravo. Prendiamo una bella papaya. Cioè, dire che ho per me... Oh. Supermercati da 6 giorni non sono così pieni, secondo me. In che senso? Niente. Ah. Sono sempre le casse piene. Abbiamo perso l'acqua. Adesso un po' metto tipo giù, dai. Ay no! Daisy Sparky se ha nido! Andrete che guardi i cartoni in spagnolo. Così almeno uniamo l'utile al dilettevole. Sono le 4:30 del pomeriggio, finito il digiuno, finita la paleo, adesso faccio il pieno di proteine e mangio il salmone. Te amore invece cosa fai? Niente, io inizierò a riempire il garage, ci manca solo quello. Dai, fai un video almeno. Sì. Dai, prendi sul telefono. Buon raga, manca il garage. Oppa! Manca lui! Se vedere! Poi dopo il bombolone
bombone lo buttiamo via. Il tendalino manca, tendalino e garage. Un altro po' di roba qua. Però dai, due robe lì, un po' di roba qua. E buon. Andiamo, andiamo! Dai, Margot! Vai, Margot! Papà! Oh! Il Dakar avete fatto! Margot! Vai, Margot! Anche il contagio. No, fuori, meglio fuori. Una, due... La gomma. Adesso ho messo tutto qua fuori. Scaricato la furgo, ho messo tutto qua fuori. E piano piano metto dentro. Andiamo a prendere l'altra bombola sicuramente, così siamo tranquilli. Non utilizziamo mai. Non immagino. Margot che va a prendere il pezzo. Cosa hai lanciato? Un pezzo di legno che c'era incastrato lì, che non so dove l'abbiamo preso. Di alberi. Stiamo portando all'Italia. Nicola è esaurito oggi, dice cose, fa cose, non sa niente nessuno. No, è un po' più difficile. Che peso, eh? Che peso, sì. Ecco, guarda, è più di 40 kg secondo me. Sì, anche 60 sta cosa. Amore, vieni qua. Tieni il stretto. Tieni il stretto. E ce l'ha sulla spalla. Dammi. Proviamo con un braccio. No, non ce la faccio. È quello lì, lo scalino del camper. No, non ci arrivo. Aspetta, aspetta. Oh, ci salvano sempre la vita quei due cosi lì. L'anno scorso ha tenuto sul camper un mese. Durante, quando siamo rimasti col cambio giù. Ma è lì dove cazzo va. Dimmi come devo spingere. In teoria è dritto così che puoi spingere.
Ho incastrato così anche questo? Sì, sì. Allora, no, aspetta, vedi il tupelino? Io non vedo. Senti, vado su sulla scaletta, vieni qua. C'è? Sei mandato. No. Aspetta, stai. Oh, ti ho stretto lì? Tengo qua, vieni qua. Lì, eh. No, ti... Poi vengo io. Ti fa bilancia, ti metti giù. Boh. Adesso pende indietro. Okay. Pingi. Siamo di qua e rientriamo. Sì. Aspetta. Teniamo sempre stretto perché un attimo qui. Sembri, sembri Spider-Man, Mario. Quest'anno Mario sei stato determinante. Allora, amore. Ci sono i due cosi, i due tappi lì dentro con le viti dentro. Qua dentro, di qua o di là? Dai, ormai è vuoto, dai. Eccole. Con le viti dentro? Sì. Ok. Allora mi ha mandato a cercare un cacciavite a stella che se non erro è qua, sì. Tec. Un po' la grandezza. I metri, che ne so io. Ma Mario deve evitare. Ah, c'è te allora. Prova. La vite è qua, sì. Il mio trapano però, lo stringe. Non so dove va, però no, andami qua. Ce la fai? Sì, devo riesco a infilare dentro di lì perché c'è finito. Fai vedere tre delle tue maracchellate. Mario lì? Sì. Fai vedere. Sì, ci ho consumato tutto lo scotch di carta del papà per coprire. Per fare un regalo a qualcuno. Ah, ok. Gira. Quindi voi avete lo scotchetto per fargli il regalo. Avrei messo lo scotch. Bravo. Così non si vede. Così non è una sorpresa. Hai freddo, Dred? No. Sicuro? Sicuro. Ok. Io canta seduta. Vai, 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 vai. Allora giro la controllare un attimo. Vai. Non ce la faccio. No, ci vuole la chiave. Allora mi ha mandato a cercare, perché è molto organizzato, una chiave da 8. Allora la chiave da 8 forse c'era qua dentro? No, non c'entra niente. Ma cacchio è la chiave da 8? Da quanto è? Da 13? Ah! Insomma, mi ha mandato mai là dentro, ma non ci sarà mai. Non ci sarà mai una chiave da 8 qua. Niente, alla fine era in furgo e l'ha trovata Mario. Mi fa cercare delle ore, poi non c'è. Bravo, e stai seduto. Sta girando. Vai a chiamare un ingegnere. Aspetta che io per i dadi e non è che... Se neanche se l'ha preso. Oh, la vite è in alto, però continua a girare. Ma
Sonic deve dare tutto il silicone sopra al tendalino. Ha trovato la sua sportina là di sopra per fare il regalo. Cos'è un regalo per me? O è per qualcun altro? Per te. Davvero? Guarda che regalo qui va dentro. Wow, ma che cosa sarà mai? Dai, aprilo. Allora, vediamo che regalo mi ha fatto Dredd. Ma che cosa sarà mai questo regalo? Ma che cos'è? Oh, Mario, c'è la pistola di silicone, te, vero? Ah, ah, ah. Sì, dammi la tua. Cosa c'è? Che ti fa ridere. Ho fatto anche un cerchio di lì. Capito? Guarda. Oh, mamma, che bello! Mamma? Arrivo subito. Beh, bellissimo! Tieni. Questo è il tuo, regalo preferito, anche questo. Fammi vedere, ma che cosa hai fatto oggi? Mm-hmm.